Assassin's Creed Valhalla ci porterà nell'epoca dei vichinghi. Dal momento che il team di Ubisoft promette di aver ricreato con grande attenzione gli usi e i costumi dei popoli del nord, abbiamo deciso di partire per un breve viaggio nella storia vichinga. Prima di iniziare, ricordate che sul nostro canale YouTube troverete un video su tutte le novità di Assassin's Creed Valhalla e che nei prossimi giorni giungeranno ricchi approfondimenti sul gameplay del nuovo capitolo. Guerrieri e razziatori, viaggiatori e mercanti, coltivatori e allevatori. Come ogni popolo, i vichinghi celarono in sé molteplici identità. Ma cosa significa vichingo? Nemmeno su questo primo, apparentemente banale aspetto, vi è totale concordanza tra gli studiosi. Le potenziali risposte sono molte, ma tra le più affermate ne figurano due. Coloro che vengono dai fiordi, secondo l'interpretazione del norreno Vikingr, oppure predoni dal norreno Vikingar. Se la prima espressione conduce alla dimensione del viaggio e a dell'esplorazione, la seconda rievoca immediatamente un tratto violento e aggressivo. La natura della storia dei vichinghi si colloca in verità esattamente tra questi due estremi. Rimaste per secoli le aree più remote dell'intera Europa, le attuali Svezia, Norvegia e Danimarca, prive di alcun contatto con l'impero romano, accolsero la pratica della navigazione a vela solamente intorno al 600 d.C. Contestualmente anche nuove tecniche agricole si affermavano in Scandinavia. Il benessere tra le popolazioni norrene condusse ad un improvviso incremento della popolazione. Le aree abitabili, in virtù della conformazione dei territori scandinavi, restavano tuttavia pressoché invariate, così come i terreni coltivabili. Una situazione particolarmente complessa in Norvegia, area d'origine di Eivor, protagonista di Assassin's Creed Valhalla, dove si stima che le aree adatte alla pratica dell'agricoltura fossero solamente il 3% del totale. Ben presto, inoltre, le coste scandinave videro nascere le Drakkar, letteralmente i dragoni, ossia le caratteristiche imbarcazioni che avrebbero condotto i vichinghi dal Mar Caspio all'odierno Canada. Le navi, straordinariamente veloci per l'epoca, erano dotate sia di vela sia di remi ed erano in grado di muoversi tanto in acque poco profonde quanto tumultuose. Le nuove possibilità offerte dalle Drakkar favorirono la migrazione dei popoli del nord Europa e l'avvento dell'era vichinga, iniziata l'8 giugno 793 d.C., in seguito alla razzia compiuta ai danni del monastero di Lindisfarne, isola al largo delle coste inglesi nord-orientali. Il successo dell'impresa dà infatti il via ad una prima ondata di assalti all'Europa occidentale condotta dai vichinghi principalmente in estate, quando le acque dei mari erano più calme. Scarsamente difesi e ricchi di beni preziosi, non da ultimi oro e argento, i centri religiosi divennero in breve tempo frequente destinazione degli attacchi dei popoli norreni, che si guadagnarono ben presto l'appellativo di pagani. Nell'Europa occidentale, dove ormai gli scandinavi erano noti come normanni, ossia uomini del nord, l'impero di Carlo Magno riuscì a porre un argine alla loro avanzata, ma gli sforzi di resistenza si fecero meno efficaci con i suoi successori. La Francia occidentale divenne così meta sempre più frequente di razzie vichinghe, sino a che nell'845 d.C. una flotta di Drakkar guidata dalla leggendaria figura del condottiero Ragnar Lodbrok non risalì la Senna raggiungendo Parigi. L'esercito di Carlo il Calvo, nel tentativo di difendere la città, commetterà tuttavia l'errore di cercare di difendere entrambe le sponde della Senna, dividendo così le forze militari travolte dall'assalto vichingo. Per riottenere il controllo su Parigi, messa ormai a ferro e fuoco, il sovrano decise di offrire ai normanni un ricco tributo in argento. La libertà delle razzie veniva quindi acquistata tramite il versamento di un compenso che divenne sempre più frequente e assunse il nome di soldo danese. La vera svolta giunse quando i popoli scandinavi non si accontentarono più di compiere razzie. Attirati da prospettive di crescente benessere, i vichinghi si insediarono progressivamente lungo le coste delle stesse aree in cui erano soliti compiere scorrerie, ma non solo. I nuovi insediamenti diventavano punti di partenza per ulteriori viaggi che li avrebbero condotti ad esplorare un'incredibile molteplicità di luoghi. Nel corso dell'intero IX secolo, i vichinghi imperversano tra l'intera Bretagna e il Mediterraneo, colpendo città spagnole e italiane e raggiungendo persino Costantinopoli. Nel frattempo, dalla Norvegia proseguivano gli assalti nell'area britannica, dove i vichinghi iniziarono ad imbattersi in terre adatte a fondare vere e proprie colonie d'oltremare. Le vicende di Assassin's Creed Valhalla sembrano però essere destinate a concentrarsi su di un preciso contesto storico, l'avanzata vichinga nel cuore della Britannia. Iniziata nel corso del IX secolo, quest'ultima è culminata nell'865 d.C. con le imprese di un esercito vichingo passato alla storia come la Grande Armata Danese. Composta da oltre 2000 guerrieri, quest'ultima è poderosa e accoglie al suo interno non solo vichinghi originari della Danimarca, ma anche norvegesi e svedesi.
Sfruttando le numerose divisioni interne che caratterizzavano i regni britannici, i norreni riuscirono a farsi facilmente strada sino all'attuale York. Nei 10 anni successivi, l'avanzata nel cuore del dominio britannico prosegue inarrestabile, sino allo scontro con l'esercito guidato da Alfredo il Grande, sovrano del Wessex. Il confronto si risolve in una situazione di stallo che costringe le due parti a scendere a patti. Col trattato di Wedmore veniva di conseguenza concesso agli Scandinavi il controllo su tutte le terre al nord del Tamigi. Soggetta alla legge danese, l'area assunse il nome di Danelaw e divenne una roccaforte della cultura norrena. Questo non impedirà comunque un continuo e fruttuoso scambio culturale tra i popoli, testimoniate anche dall'origine vichinga di molti termini inglesi ancora oggi di uso comune. I matrimoni misti diventarono in breve tempo la regola e l'adozione di elementi della mitologia nordica si fecero sempre più frequenti. Progressivamente i vichinghi si convertiranno al cristianesimo soprattutto per motivazioni politiche, mentre i rapporti con la madrepatria si faranno sempre più labili. Nel 1066 sarà l'invasione normanna francese a sconvolgere nuovamente gli equilibri britannici. Con la battaglia di Hastings, Guglielmo di Normandia assunse il controllo dell'Inghilterra, che acquisì una struttura politica maggiormente centralizzata secondo il modello francese. Con questi eventi viene fatta convenzionalmente coincidere la fine dell'era vichinga. Ma i norreni non erano solo abili combattenti e intraprendenti navigatori. I popoli scandinavi erano caratterizzati da una marcata e autonoma identità culturale. Era molto forte, ad esempio, la struttura sociale che regolava i rapporti interni ai clan. Al vertice c'erano i Jarl, membri della classe nobiliare in grado di distinguersi per autorità e potenza. Gli uomini liberi costituivano la nutrita schiera della classe intermedia, al di sotto della quale si collocavano invece gli schiavi, ultimo gradino della piramide sociale. I conflitti intestini venivano regolati secondo norme elaborate che non escludevano il ricorso alla violenza, ma contribuivano comunque a regolare la vita interna degli insediamenti. Per quanto spesso passi in secondo piano, i norreni erano poi innanzitutto agricoltori, peraltro molto abili. Nel loro percorso di colonizzazione di nuove terre, questi ultimi portarono con sé le proprie pratiche di lavorazione della terra. I vichinghi erano inoltre grandi allevatori sia di suini sia di bovini, equini e ovini. Particolare era inoltre il rilievo assegnato ai maiali per molteplici ragioni, tra le quali figurano anche le elaborate credenze religiose scandinave. Secondo quanto narrato dalle saghe norvegesi, infatti, i guerrieri ritenuti degni di fare il proprio ingresso nel Valhalla vi avrebbero banchettato ogni giorno proprio con carne di maiale. L'aldilà norreno era accessibile solo ai prescelti di Odino, che si erano dimostrati valorosi guerrieri in vita e che avrebbero continuato ad esserlo anche nella morte. Le credenze religiose dei vichinghi ne regolavano moltissimi aspetti della vita quotidiana, dalla celebrazione dei matrimoni sino alle pratiche funebri. In conclusione, dietro ad un popolo di grandi e feroci guerrieri si celava anche una civiltà ricca e affascinante, composta di agricoltori, artigiani e allevatori. Il nuovo capitolo della celebre saga Ubisoft saprà rappresentare la complessità di questo popolo. Lo scopriremo entro la fine del 2020, quando Assassin's Creed Valhalla giungerà su PC, Google Stadia e console in versione cross-gen.